Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. È arrivato settembre ed è arrivato anche il momento di spiegarvi un po' di cose per quanto riguarda la programmazione del canale. In tanti, in questi giorni, avrete visto che sul mio canale i video sono usciti un pochino a rate, un pochino random, un pochino sbagliati negli orari, piuttosto che pochi video rispetto al solito. E in tanti avete giustamente pensato che io fossi in vacanza, era agosto per tutti, e quindi avete scritto in tanti buone vacanze Marucco. Vi ringrazio, ma in realtà io non sono ancora andato in vacanza, anzi tutt'altro. Ho deciso di utilizzare agosto e la poca frequenza che c'è ad agosto per pensare un po' alla programmazione di settembre, per vedere un po' le novità e programmare tante belle robe. E quindi vi dico un po' cosa succederà da domani sul canale. Partiamo dalle certezze. The Sims 4 e The Sims 3 usciranno due volte alla settimana. La serie principale di The Sims 3 e la serie principale di The Sims 4. E questa è una certezza. Per quanto riguarda The Sims 4, torneranno le teorie. Ci sarà un The Sims 4 teoria una volta al mese. Sto già scrivendo quello di settembre. E soprattutto per quanto riguarda gli speed building, cercherò di portarne uno alla settimana. Voglio portarne davvero tanti. Mi piacciono un sacco, vi piacciono un sacco. Quindi ne porterò un po' di più. Per quanto riguarda invece la rubrica news e info, ragazzi, non c'è una collocazione precisa, non vi posso assicurare che usciranno 3 video news e info questa settimana, potrebbero uscirne anche 7. Se vi ricordate, nel periodo di stagioni c'erano davvero tanti video news e info. Ecco, quel format resterà, ma resterà nella sua essenza, ovvero se mi cacciano fuori, che so, una novità alle 18, io spero per le 19 di portarlo sul canale. Quindi quella rubrica in realtà è qualcosa in più rispetto a tutte le altre serie, perché è di fatto imprevedibile. Altre certezze sul canale sono sicuramente il let's play della vanilla di Minecraft, che uscirà due volte alla settimana, e l'ho fatta un pochino partire in maniera un po' lenta. Ecco, voglio portare più contenuti, voglio dare un'accelerata sulla serie e ho in mente tanti progetti, quindi tornerà due volte alla settimana anche la vanilla. Stessa cosa vale per la vanilla multiplayer della Multicore, ovvero la Warcraft, che esce sul mio canale il venerdì alle 18. Potrebbero esserci alcune settimane in cui, come avete visto questa settimana, esce anche il martedì, quindi potrebbero esserci due appuntamenti. E fin qua tutto bene, in realtà non ho fatto altro se non ricordarvi le serie in attivo sul canale, che usciranno alle 14 e alle 18, gli orari di pubblicazione dei video. Ma ho pensato a tante novità per il canale e in realtà ce ne sono ben 3 e ora ve le dico. La prima è che tornano le live il mercoledì alle 18, quindi a partire da questo mercoledì alle 18 saremo in live. Cosa faremo in live? In realtà un po' di tutto. Potremmo fare un live sulla Warcraft piuttosto che sulla vanilla, piuttosto che su The Sims 4 dove buildiamo, quindi in realtà voglio portare un po' di varietà anche con le live, ma voglio farle una volta alla settimana il mercoledì alle 18. Altra novità sul canale è un nuovo format che io chiamerei maratona. Mettiamola così, perché voglio portare nuovi titoli rispetto a quelli che conoscete sul canale. Abbiamo The Sims, abbiamo Minecraft, che sono due giochi creativi e che non hanno in realtà una lore, una storia, ma siamo noi a crearla. Ecco, voglio portare altri titoli, altri generi di titoli. Potrebbero essere indie, potrebbero essere titoli diversi, e lo voglio fare una volta al giorno. Quindi ho deciso di cominciare la maratona di settembre portandovi Unravel e Unravel 2. Unravel l'ho già giocato e l'ho già portato sul canale all'inizio, davvero all'inizio avevo pochissimi iscritti e non vedo l'ora di riportarlo. Quindi vedremo tutto Unravel e poi subito dopo Unravel 2, che per me è una novità assoluta. E questo vale per settembre. Ho già in mente i titoli da portare ad ottobre e a novembre e li troverete tutti i giorni sul canale alle 20. Quindi in realtà ci sarà un terzo video al giorno alle 20 dove vedremo questi titoli stile maratona. Spero che questa idea vi piaccia, ragazzi. Ho già in mente tanti titoli diversi, saranno di genere diverso, avranno però una storia, dei capitoli, saranno dei walkthrough rispetto a gameplay un po' come Minecraft o The Sims. Quindi credo sia arrivato il momento di portare sul canale un po' di varietà. Spero vi piaccia l'idea, anche perché non andrà ad intaccare, come vi ho detto, la programmazione normale degli altri video, ma sarà un qualcosa in più e io non vedo l'ora di portarveli. E ultima, ma non meno importante novità, quella che probabilmente mi sta portando via più tempo, perché ci stiamo mettendo sotto a lavorare, a programmare, e che ragazzi a settembre, in realtà non c'è una data precisa, ma tranquilli vi terrò informati, probabilmente si parla di fine settembre, tornerà sul canale la Pixelmon. Ma non sarà la Pixelmon normale che ho sempre portato sul canale. No ragazzi, sarà una Pixelmon multiplayer. Insieme ai ragazzi stiamo mettendo su qualcosa di estremamente folle. Probabilmente la parola giusta è folle. E stiamo cercando soprattutto di portare qualcosa che su YouTube Italia non si è ancora visto. Voglio lanciarvi un piccolissimo spoiler e vi avviso che questo è solo una goccia su tutto quello che stiamo programmando. Nella Pixelmon multiplayer che vedrete sul mio canale e sul canale dei ragazzi che
parteciperanno, vedrete il giro delle isole, le prove del giro delle isole, e ve la butto lì, è solo una piccola novità. Quindi ragazzi, il canale si rinnova con nuove serie, con le live, ma soprattutto con più ricchezza di contenuti. Mi scuso per questo periodo, ma davvero ho voluto dare priorità a programmare tutte queste cose ad agosto, in modo tale da essere tranquillo, da portarvi le cose in modo perfetto, possibilmente per le mie capacità. Quindi in realtà cerco di portarvi più contenuti, spero possiate apprezzare queste nuove serie, spero supporterete tutte queste novità. E detto ciò ragazzi, vi dico che per questo piccolo vlog di informazione sulla programmazione è tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto ciò, io non posso fare altro se non ricordarvi di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Come sempre vi do l'appuntamento ai prossimi video e vi dico ciao a tutti.